Video, wow, video, voglio fare vedere ancora il cespugliatore mettiamo che l'avevamo acquistato nel 2005, nel 2006, è veramente aperto, guardate, si vede il pistone, il suo interno fonduto, fuso il motore, ecco, il girante qui, era un girante qui, vedi che non gira, ah, gira, eccolo, sbloccato col tempo, incredibile, guarda, ma guardate, pistone, biella, fuso, tutto. Ma gira ancora questo motore. Se riuscirei a mettere su una testata in alluminio apposita, si chiama così, sai, sopra il pistone ci vuole la testata, no? Andrebbe ancora su e giù questo motore, magari solo per un po'. Mancherebbe un carburatore e boh, il fare dei tubicini della benzina, insomma, riuscirei, eh? Vediamo se si è sgrippata si è sgrippata l'accensione. Guardate! Wow! Incredibile, guarda! Ancora la corda di accensione, nonostante che sia fuso. Sapete perché? Perché ho messo dell'olio dentro, dell'olio, ma veramente di cucina, e si vede che si è sbloccato, ma questo l'ho fatto quasi un anno fa. E si vede che grazie al tempo bello soleggiato nel sole si è sciolto il tutto e si è come se si accendesse questo motore. Wow, video tuning del cespugliatore fuso. Ancora, ancora. Ma